Buonasera. Buonasera a tutti. Oggi è venerdì ed è il 6 ottobre del 2023. Continua a bruciare. Tutte le volte che tu parli al cuore mio, io riconosco il mio
bisogno. Riveli cose che mi portano di più a riconoscere che solo tu. Solo tu hai parole di vita eterna, solo tu sai cambiare il mio cuore. Vicino a te io voglio stare, vicino a te io voglio stare. Appoggiato sul tuo petto, imparando ad ascoltare, non c'è un altro posto in cui voglio adorare. Vicino a te io voglio stare, vicino a te io voglio stare. Ascoltando la tua voce, imparando a riposare, non c'è un altro posto in cui voglio adorare. Vicino a te, vicino a te, oh vicino a te. Ricevo tutto ciò di cui ho bisogno. Mi guardi negli occhi, mi afferri la mano, tu vieni vicino e sussurri ti amo. Io ricevo la forza di spingermi altro che darti il mio amore. Ora è tutto più chiaro, non resta che dirti di sì. Tu sei la risposta, la soluzione ad ogni problema, ogni mia condizione. La speranza, la mia certezza, i giorni di pioggia, la mia sicurezza tu sei. Grazia infinita tu sei. E non c'è niente che ti possa fermare. Sei mio padre, continui ad amare proprio me. Grazia infinita.
Buonasera a tutti. Allora, oggi siamo alla nostra undicesima meditazione sulla fede. Spero che queste meditazioni vi stiano facendo bene. Parecchi di voi mi scrivete nei commenti, scrivete in privato e sono veramente contento. Se senti nel tuo cuore che questo messaggio possa essere anche di edificazione a qualcun altro, giralo, condividilo. E ogni mattina alle 5:30 arriva un messaggio sul nostro canale Telegram di iChurch, e se ancora non sei iscritto e vuoi iscriverti, scrivi qua sotto un messaggio sotto il video e ti dirò come fare, è gratuito e puoi ricevere ogni giorno meditazioni, video, promemoria di appuntamenti, eventi che ci sono in tutta l'Italia e anche dei film meravigliosi che stanno veramente facendo un gran bene in giro per l'Italia. Siamo alla nostra undicesima parte e siamo arrivati all'ultimo dei personaggi che abbiamo trattato su questo argomento, sulla fede. In maniera particolare abbiamo dato un titolo a questi video, si intitolano appunto "La tua fede ti ha sozo", questo termine greco, questo verbo che significa appunto salvezza, guarigione, liberazione, protezione, custodia, preservazione, prosperità, integrità, benessere e completezza. Tutto ciò che descrive, sono tutte parole che descrivono la vita eterna o la vita abbondante o, per meglio dire ancora, il regno di Dio che deve essere vissuto, creduto e vissuto nella nostra vita. Quest'ultima parte ha sicuramente come figura preminente questo centurione di Capernaum. Questa storia è veramente una storia che personalmente mi ha sempre ispirato tantissimo negli anni e poi ancora di più comprendendo e studiando sempre più sul Regno di Dio. È sicuramente una figura straordinaria che ci dà tantissima ispirazione. Vorrei leggere l'episodio descritto in maniera particolare nel Vangelo di Matteo al capitolo 8, dal verso 5 al verso 13. È scritto: quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. E Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. Il centurione rispondendo disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola il mio servo sarà guarito. Perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho sotto di me dei soldati. E se dico all'uno va, egli va. Se dico all'altro vieni, egli viene. E se dico al mio servo fai questo, egli lo fa. E Gesù, avendo udito queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: in verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. E Gesù disse al centurione: va e ti sia fatto come hai creduto. Va e ti sia fatto come hai creduto. E il suo servo fu guarito all'istante. Quindi questo è l'ultimo personaggio biblico della serie sulla fede che stiamo trattando chiaramente in questi giorni. Questo centurione di Capernaum che aveva capito, pur non essendo un discepolo, pur non essendo un ebreo, aveva capito probabilmente più di tutti gli altri, più di chiunque altro, qualcosa del regno di Dio. E per spiegare meglio anche la bellezza di questo episodio, dobbiamo spiegare chi era il centurione. Molto brevemente, il centurione appunto era un soldato alle dipendenze di Cesare, quindi nell'impero romano nella fattispecie, ed era un uomo che aveva un'autorità veramente molto grande, soprattutto in terre straniere, in terre lontane dove l'impero romano si estendeva e metteva la propria bandiera. Un centurione aveva l'autorità addirittura di decidere della vita o della morte delle persone, anche a suo piacimento, senza nessuna giustificazione. Comandava centinaia e centinaia di soldati
e nel suo caso l'unica autorità che aveva su di lui era proprio Ponzio Pilato, quindi il governatore dell'impero romano, il governatore che governava in Giudea, e poi sopra il governatore, naturalmente, il re Cesare, considerato un dio. Nonostante la sua autorità, era molto affezionato a questo servo, quindi un centurione che si prendeva cura di un servo che giaceva in casa sofferente, paralizzato, era già una cosa strana, suonava strana. Era un centurione che, nonostante la sua autorità, nonostante la sua posizione, aveva un cuore meraviglioso, aveva a cuore i suoi servi, aveva a cuore le persone che stavano con lui. Addirittura ci viene detto nel Vangelo di Luca, al capitolo 7, che lui amava Israele e finanziò con i suoi soldi, finanziò la costruzione della nuova sinagoga di Capernaum. Se andate proprio a Capernaum in Israele, vi rendete conto ci sono i resti di questa sinagoga, ed è veramente molto emozionante. Era sicuramente un centurione totalmente fuori dalla norma, aveva un cuore buono. Quando il suo servo si ammalò, chiaramente uno come lui, che aveva autorità, aveva soldi, aveva molta influenza, sia politica che militare, cercò sicuramente di fare qualunque cosa. Pensate, uno come il centurione, se non aveva a disposizione dei medici o non aveva a disposizione i migliori medici o la migliore medicina, la migliore scienza di quel tempo, ma quando vide che determinate situazioni non andarono a buon fine, un po' come la donna che soffriva dal flusso di sangue, si umiliò e andò da Gesù a chiedere aiuto. Neanche il suo Dio Cesare, che si trovava a migliaia di chilometri di distanza, poteva fare qualcosa, nonostante fosse considerato un dio, nonostante avesse un'autorità immensa, l'autorità più grande nell'impero romano, che era l'impero, e probabilmente è stato l'impero più grande che sia mai esistito nella storia dell'umanità. E quindi quest'uomo si umilia davanti a Gesù e gli dice di guarire il suo servo che giace a casa ammalato, sofferente e paralizzato. E Gesù subito, senza farselo dire neanche due volte, disse: io verrò e lo guarirò. E il centurione lo bloccò dicendo: no, no, non c'è bisogno che ti muovi, non c'è bisogno. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, però credo una cosa, non credo nella mia dignità, io credo nella tua autorità. Io credo che se tu dici una sola parola, il mio servo sarà guarito. Perché poi dà una spiegazione del motivo per il quale credeva che Gesù potesse semplicemente dire una parola, rilasciare una parola e vedere il suo servo guarito. Perché lui dice queste parole: io sono un uomo sotto autorità e sotto di me ho altre persone. Se io dico a qualcuno va, egli va. Se dico a qualcuno vieni, egli viene. Se dico al mio servo fai questo, egli lo fa. E dice la Bibbia che Gesù si meravigliò e disse pubblicamente: neanche in Israele ho trovato una così grande fede. Va e ti sia fatto come hai creduto. Quest'uomo capisce chi ha davanti. Il centurione comprende che chi ha davanti non è un Dio, è il figlio di Dio, che ha l'autorità di rilasciare una parola che viaggia nel mondo dello spirito, che viaggia nel mondo dell'invisibile e arriva e può arrivare da qualunque parte del mondo, in qualunque parte del mondo. Vedete, quando Cesare dava un comando, si trovava a Roma, e se Cesare dava un comando a Roma, la sua parola, il suo comando veniva ubbidito e messo in pratica in qualunque parte del suo impero, anche nelle parti più estreme che si estesero fino al Nord Africa, pensate. Ma una parola di Cesare non avrebbe mai potuto guarire il suo servo, ma la parola di Dio, la parola che esce dalla bocca del Figlio di Dio, avrebbe potuto guarire, sanare, guarire, ristabilire completamente il corpo e la salute del suo servo che giaceva a casa malato. Quindi quest'uomo aveva capito che aveva davanti non semplicemente un'autorità, ma che aveva davanti la massima autorità. Il centurione cercò di risolvere il problema della malattia ad un livello umano, medici, medicine, scienze, eccetera, eccetera. Ma lui riconobbe che di fronte a quella malattia bisognava agire ad un livello più alto.
è il livello divino. E quindi l'unico che poteva agire sul livello divino era il Figlio di Dio. Per questo lui va dal Figlio di Dio e gli dice: se tu soltanto comandi, se tu soltanto dici una parola, se tu soltanto parli, quella malattia scomparirà, perché io so come funziona l'autorità, che ho sopra di me un'autorità e sono autorità sopra delle persone che sono sotto di me. Quindi quando un'autorità dice una parola, non si discute, si fa quello che dice l'autorità. E se tu dici una parola, proprio perché io riconosco che tu hai la massima autorità su questa terra, allora il mio servo sarà guarito. Gesù fu sorpreso, fu meravigliato da questa fede, lo lodò per questa fede. Ma la cosa straordinaria è che quest'uomo era un pagano, era un oppressore, nemico di Israele, almeno ufficialmente. Era la prima volta che incontrava Gesù, sicuramente. E come nessun altro, lui sapeva esattamente come funziona l'autorità delegata. La viveva, naturalmente, nel suo lavoro. Ma riuscire ad applicare i principi della propria vita, del proprio lavoro, a livello spirituale, per quello ci voleva fede. E Gesù lo lodò per questo, perché per vivere una fede soprannaturale devi viverla ad un livello sicuramente più alto, ed è qualcosa dove soltanto lo Spirito di Dio ti può portare. Era un uomo che non aveva un credo particolare se non quello dei Romani. Cesare era Dio, punto e basta. L'adorazione andava al proprio re terreno. Non frequentava una comunità, non frequentava una sinagoga, non aveva una religione particolare, ma aveva la rivelazione dei principi che muovono il regno di Dio. Questo ci fa comprendere che a volte non abbiamo bisogno di andare da qualche parte o ascoltare qualcuno. Quest'uomo semplicemente sentì parlare di Gesù e capì che Gesù operava ad un livello più alto. Ed è questo forse quello di cui abbiamo bisogno oggi per risolvere alcune problematiche della nostra vita che ancora non si sono risolte. A volte cerchiamo di affrontarle con le nostre forze, con le nostre capacità, con i nostri soldi, con le nostre amicizie, con la nostra posizione di autorità. Ma se è un problema spirituale, bisogna risolverlo su un livello spirituale. Lo ripeto, se un problema è naturale, lo possiamo risolvere a livello naturale. Se io ho una bolletta da pagare, non posso andare alla posta e fare una preghiera. Devo andare con la bolletta e pagare con i soldi. Ma se il problema è spirituale, come una malattia, come un problema, non so, di disturbi diabolici, qualche oppressione, qualche influenza particolare di tenebre, se il problema è spirituale, bisogna affrontarlo su quel livello. E quando vai sul livello spirituale, chiaramente ti rivolgi a colui che ha la massima autorità nel mondo spirituale. Gesù l'ha detto, Matteo 28, 18, vi ricordate? Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque. Quindi, cosa è successo poi a questo centurione? Che vita ha svolto? Ha seguito Cristo? È diventato uno dei suoi discepoli? Noi non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai, come non sappiamo quello che è successo alla donna al flusso di sangue, al papà del figlio che aveva problemi, che aveva un demone, che lo gettava nell'acqua, nel fuoco, come non sappiamo cosa sia successo alla peccatrice che unse i piedi di Gesù, come non sappiamo quello che è successo al cieco di Gerico, alla donna cananea che aveva la figlia che aveva un problema, al lebbroso samaritano. Noi non sappiamo cosa successe poi a queste persone, però il loro esempio è quello che stimola la nostra fede e che ci fa comprendere che realmente la nostra fede può qualunque cosa. La nostra fede ci dà accesso libero e totale alla provvidenza, dove tutto è abbondante, dove tutto è a disposizione, dove tutto è disponibile. Quindi la fede di quest'uomo ha permesso, e la fede di queste persone ha permesso loro di realizzare cose straordinarie. La fede personale di queste persone
ha ottenuto dei miracoli e ho ottenuto dei risultati che sono segnati a livello storico, che hanno fatto la storia e che creano ancora oggi tanto incoraggiamento, tanta fiducia, tanta forza e tanta speranza nel cuore di ogni persona che legge. Quindi, cosa ci fa comprendere questo? La nostra fede ci dà accesso. La nostra fede ci permette di entrare lì dove la grazia di Dio ha reso tutto disponibile. Quando la fede incontra la grazia, il miracolo è automatico, non c'è dubbio. E c'è una frase bellissima che ho sentito parecchi anni fa, che ho scritto ripetutamente: la fede in Dio vede l'invisibile, crede l'incredibile e riceve l'impossibile. La tua fede ti ha salvato, la tua fede ti ha guarito, la tua fede ti ha liberato, la tua fede ti ha reso prospero, la tua fede ti ha protetto, la tua fede ha creato benessere nella tua vita, la tua fede ti ha reso completo. Come disse Gesù al centurione di Capernaum: va e ti sia fatto come hai creduto. Una buona giornata.